Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Beh, voi sapete che siamo sommersi da parole straniere, siamo sommersi da definizioni. Adesso si parla di body shaming. Vabbè, il nostro è uno stato fallito e noi siamo un popolino che ha bisogno di parlare in inglese per sentirsi più fighi, qualcosa veramente di sconcertante, no? I giornali titolano Body Shaming a Pisa. Body Shaming, ma che cacchio è sto Body Shaming? Ma vediamo, adesso vi spiegherò. Laura Barsotti dà della botriona a Emanuela Dini, attaccandola per il suo fisico. Questo è il body shaming. Il sindaco della Lega dice massima solidarietà, provvedimenti in arrivo da parte del Carroccio. Ma vediamo, infatti è arrivata la botriona, adesso siamo in 19, dice la consigliera comunale della Lega, Laura Barsotti, appena intravede in videoconferenza la collega di scranno e di partito Emanuela Dini. E quella frase fa scoppiare il putiferio, perché in vernacolo pisano e livornese botriona significa persona disgustosamente obesa. Disgustosamente obesa, non solo obesa, ma disgustosamente obesa. Io personalmente non avevo mai sentito il termine botriona. Insomma, un'offesa bella e buona, un insulto, ecco, un ennesimo episodio di body shaming. Abbiamo capito che caspita è il body shaming, la derisione del corpo di una persona, ecco. Se voi ridete di qualcuno per il suo aspetto fisico, state facendo il body shaming, eh? Che parolone, il body shaming. Uno se poi di inchiravucca, come dicono in Sicilia, no? Ci sono dei termini siciliani che sono veramente emblematici, che in italiano non si riescono a tradurre, no? In siciliano si dice, i siciliani potranno correggermi se lo pronuncio male, ah, te inchiste a vucca, no? Ti sei riempito la bocca di questi termini, no? Body shaming, eh? Adesso sappiamo qualcosa di nuovo, siamo cresciuti culturalmente. E così i consiglieri di Palazzo Gambacorti, la storica sede del, beh, anche Gambacorti, un palazzo che si chiama Gambacorti, anche se il nome magari nobile di qualche visconte, è il Palazzo Gambacorti, anche qui body shaming, gamba corta. Vabbè, la storica sede del municipio pisano si indignano. Vabbè, il sindaco Michele Conti, anche lui leghista, telefona alla consigliera sbeffeggiata esprimendole la massima solidarietà e poi annuncia che farà una dichiarazione pubblica al prossimo consiglio. E infine Alessandro Bargagna, capogruppo della Lega nella città pisana, studia provvedimenti nei confronti della collega Barsotti. Sarà lì a casa che studia provvedimenti. Dimissioni, chiedono, ma come minimo l'episodio si trasforma in una polemica trasversale, con il PD in testa, ovviamente, che offre la massima solidarietà alla leghista vituperata e censura la collega di partito. Come dichiara la vittima degli insulti, si è resa responsabile anche di altri episodi simili. Più di una volta, dice, ho segnalato al segretario del partito questo comportamento, dice Emanuela Dini, ma senza risultati. Gli episodi sono stati purtroppo sminuiti, così come non sono arrivate scuse. Arriva poi una nota di un gruppo di consiglieri del PD, Movimento 5 Stelle e Liste Civiche, diritti in comune, patto civico, in cui si condanna il gesto della consigliera Barsotti e chiede le sue dimissioni. Chi fa della denigrazione del prossimo il proprio modo di relazione sociale, si legge nel documento, non può sedere in consiglio comunale. Non possiamo rimanere indifferenti e dire ai cittadini e ai nostri giovani che cose del genere trovino in qualche modo giustificazione o possono essere considerate normali. Un
come consiglieri di minoranza e presenteremo una mozione urgente da discutere al prossimo consiglio, dove oltre alle scuse chiediamo alla consigliera Barsotti di dimettersi. Ci sembra un atto dovuto e di rispetto per il posto che ricopre, togliendo tutti dall'imbarazzo, dalla vergogna in cui ci ha trascinato. Vediamo dalla foto di copertina le due signore. Da sinistra Emanuela Dini e poi c'è Laura Borsotti. Laura Borsotti è quella più avanti con l'età, quella più grande. Beh, evidentemente Emanuela Dini si vede comunque una bella signora e probabilmente viene da fastidio come sempre, ma ci saranno comunque degli screzi, delle competizioni interne nella Lega, ma di questo tipo di politici, i politici insultatori, di solito sono equidistribuiti. In questo caso, l'altro giorno abbiamo visto quell'eurodeputato, non mi ricordo di che partito era, che diceva che il Covid in Francia si sviluppa di più perché noi italiani ci laviamo di più, siamo più puliti. E lui dice: ma una cosa del genere, ma come si fa a dire? Ma come si fa a dire certe cretinate, questi insulti qualunquisti? E qui puoi dirlo davanti la signora qua, come si chiama, Barsotti, che davanti a tutti offende un'altra signora. Ma è ridicolo, ridicolo. Ma io credo che questa Laura Barsotti debba essere espulsa dal partito e dirgli: guarda, non ti fare più vedere neanche in fotografia, tornatene a casa e guardati la televisione. Ecco, questo dovrebbe dire la Lega. Si spera che non è che, beh, lì probabilmente se non dà le dimissioni non la si può, no, non la si può licenziare. Questo credo che sia così. Il partito la può espellere, ma bisogna vedere che cosa succederà. Vi terrò informati se ci sono novità su questa gentil signora. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, siamo anche in Instagram e siamo anche in un altro canale che si chiama Tele Italia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.